Cari concittadini e cari amici di Diamante, voglio rivolgervi attraverso la rete televisiva di Tele Diamante gli auguri per questo anno che ormai volge alla fine, per l'anno che invece sta per arrivare, per il 2018. Lo faccio come cittadino di questa straordinaria e bellissima città, come rappresentante istituzionale, come parlamentare della Repubblica, come l'ho fatto in questi ultimi 5 anni, come ancora prima l'ho fatto da consigliere provinciale e poi da sindaco della città di Diamante. Intanto per ringraziarvi per l'opportunità che mi avete dato in questi anni di rappresentarvi, di rappresentare la nostra città e attraverso di voi, attraverso il consenso che ho avuto in questa città di aver potuto rappresentare la nostra regione negli scranni di Montecitorio, del Parlamento del nostro paese. Di questo sarò sempre grato ai cittadini di Diamante e spero di aver potuto dare alla città di Diamante il contributo che merita. E tempo anche di bilanci, e tempo anche di dire quelle poche cose che siamo riusciti a fare per la nostra città prima di rivolgervi gli auguri di buon anno. In questi anni ho cercato di lavorare tenendo a mente la mia città, questa straordinaria lembo di terra che si adagia, come diceva Matilde Serao, sulle coste tirreniche e sul mare Mediterraneo. L'abbiamo avuto sempre a cuore in ogni ora della nostra giornata di lavoro istituzionale. Quando c'è stata la benché minima possibilità, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Ci siamo occupati del finanziamento di Villa Pertini per la riqualificazione di quel piccolo parco, quasi 200.000 euro. Ci siamo occupati del finanziamento che è arrivato attraverso fondi statali e che è veicolato attraverso la Regione Calabria di 800.000 euro per l'ammodernamento dell'edificio scolastico dove attualmente si trova la scuola di Diamante. Ci siamo occupati ancora della scuola di Diamante con un finanziamento di 150.000 euro con i fondi CIPE, con una delibera del 30 giugno del 2014. Ci siamo occupati del finanziamento del campo sportivo di Diamante. Mi auguro che finalmente possa l'amministrazione mettere in campo l'appalto per la realizzazione di quest'opera. Mi sarebbe piaciuto poter partecipare all'apertura del cantiere. Spero che al più presto il cantiere per la realizzazione del campo sportivo di Diamante venga aperto e che i lavori inizino. Ci siamo occupati di un intervento di 794.000 euro per il lungomare di Via Piane con fondi che veicolano attraverso il commissario calabrese ma che provengono da finanziamenti del Ministero dell'Ambiente. Daremo nei prossimi giorni, credo, spero, una buona notizia per i ruderi di Cirella. La sovrintendenza calabrese ha presentato il progetto per i ruderi di Cirella come primo progetto, quindi credo che nei prossimi giorni saremo nelle condizioni di poter dire anche l'entità del finanziamento per i ruderi di Cirella. Ed ancora ieri il Presidente della Giunta regionale, nel rassicurare me e il segretario del Partito Democratico di Diamante della vicinanza della Regione per quanto riguarda il porto di Diamante, del quale parleremo sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi giorni, ci ha comunicato che il progetto che riguarda l'ammodernamento dell'edificio scolastico e anche la costruzione della nuova ala dell'edificio scolastico, ove attualmente si trova l'edificio scolastico di 1.530.000 euro, ha già passato il primo step riguardo alla verifica e nei prossimi giorni potrebbe essere finanziato. Abbiamo fatto molto? Non lo so. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, avremmo potuto fare di più. Se ci fosse stato più dialogo, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, abbiamo portato a casa tutto quello che si può portare a casa e mi auguro che la realizzazione di queste opere pubbliche possano dare un momento di respiro economico alla nostra città. Bisogna fare di più, sì, bisogna fare di più soprattutto per i giovani, per i ceti deboli della nostra città, che guardano alla politica, come dice il capogruppo della maggioranza,
che regge l'amministrazione comunale di Diamante, Franco Suriano, al quale esprimo il mio affetto e la mia vicinanza per il lavoro che svolge, per essere, ecco, uno di quei politici che sta in mezzo alla gente, che bene rappresenta la gente, perché la gente, quando vede che ci sono politici che sentono come uno di loro, guardano con maggiore attenzione, con maggiore fiducia alle istituzioni. Bene, facciamo in modo che le istituzioni non vengano viste come arroccate nel palazzo, che vadano tra la gente, che vadano di più, che facciano di più, soprattutto per i giovani, che i beni che sono posseduti dai comuni vengono messi a disposizione, soprattutto dei giovani, siano i punti di riferimento dove i giovani possono aggregarsi, possono stare insieme. Bene ha fatto il Consiglio Comunale ad approvare una delibera che mette il Museo d'Arca a disposizione dei giovani di Diamante, perché i giovani di Diamante devono usufruire del patrimonio comunale. I finanziamenti che vengono dati dallo Stato, dalla Regione, non vengono dati agli amministratori, vengono dati ai cittadini dei nostri territori, ed è bene che i cittadini dei nostri territori possano usufruire dei beni che sono stati realizzati attraverso i finanziamenti pubblici. Bisogna fare di più per i ceti deboli, bisogna fare molto di più per i ceti deboli, anche rinunciando a una parte delle proprie indennità, come spesso abbiamo fatto noi quando abbiamo governato questo paese, mettendo a disposizione le risorse per i ceti che in questo momento soffrono di più, penso agli anziani, penso ai disabili, penso a chi non ce la fa con il proprio reddito, penso a chi non ha reddito, penso a chi rischia di non avere reddito. In questo momento non possiamo dimenticare i ceti deboli, sono quelli che debbono essere guardati con la più grande attenzione da parte di chi opera nella pubblica amministrazione, di chi ha l'onore e l'onere di rappresentare le istituzioni. Ma avremo modo di parlare meglio delle questioni che riguardano la nostra città e il nostro territorio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ora io voglio rivolgere a voi tutti, alle istituzioni di questa città, al sindaco, all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, a tutte le altre istituzioni che sono rappresentate nella nostra città, ai cittadini di questa straordinaria e bellissima città che tutti noi portiamo sempre nel cuore, i più cari auguri per questo anno che sta per finire e per il nuovo anno che arriva. Che sia un anno di felicità, di gioia per tutti quanti voi, per tutti quanti noi. Buon anno.